Torniamo in Italia con il calcio a scommesse. La partita dello scandalo. Giocatori scommettitori finiscono in manette. Inaudito. Dopo la denuncia è successo che è cambiato intorno a me tante cose. Tutti gli amici che avevo se ne sono andati via, però sono rimasti quelli buoni. Mi aspettavo da parte della società un supporto morale, questo non è successo. Ho pensato subito a tutti i sacrifici che ho fatto per raggiungere quell'obiettivo che all'epoca per me era importantissimo, perché ero arrivato a giocare in Serie B a 30 anni. Ho capito che bisogna entrare nelle scuole, lavorare fin da giovani, nelle società e insegnargli che cosa significa il rispetto. Oggi mi manca il non aver dimostrato il mio reale valore quell'anno della Serie B.